l'incontro e la conferenza di oggi pomeriggio. Abbiamo il piacere di avere qui il professor Paolo Pineri, che è un docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, ma soprattutto, lo metto prima, è il responsabile scientifico di un progetto estremamente interessante che si chiama Vento. È un progetto di una ciclovia che corre tutto lungo gli argini del Po da Torino a Venezia, un progetto molto complesso perché per la sua estensione 700 km, ma è un progetto che ha un presupposto culturale estremamente interessante per quello che scopriremo oggi con il professor Pineri, e ha anche un percorso di attuazione molto complesso, perché immaginate di dover mettere insieme quattro regioni con tutti i livelli decisionali, finanziamenti, progetti, cantieri, ma non è di questo aspetto che noi parleremo oggi pomeriggio, che meriterebbe un incontro a parte per capire come si governa un progetto così complesso. Quello di cui parleremo oggi pomeriggio, che abbiamo voluto sintetizzare nel titolo di questo incontro, percorrere linee per i territori, è capire insieme al professor Pineri che senso abbia questo progetto, perché il Politecnico di Milano si è immesso in un'impresa così complessa in un paese come l'Italia, ma complessa in assoluto direi per le dimensioni, per la quantità di interessi che intercetta. E quindi ragioneremo, diciamo, attorno alle motivazioni, allo spirito, all'idea, alla posizione nei confronti del paesaggio e dello stare dentro il paesaggio e del leggere il paesaggio. E se andate in questo progetto ha un sito web, se andate nel sito web, cioè è un sito insomma anche molto ben fatto, dà conto dello stato di avanzamento del progetto, ma la frase che più mi ha colpito e che non è proprio forse nemmeno all'inizio, bisogna andare un po' dentro quando si leggono le motivazioni del progetto, dice così questa frase: Vento, il progetto della ciclovia, è prima di tutto un progetto di territorio. Ecco, io darei la parola al professor Pineri proprio partendo da qua. Che cosa vuol dire un progetto di territorio? Allora, intanto io sono emozionatissimo di essere proposto così, bellissimo, quindi ringrazio doppiamente il professor Balzani, l'architetto Moro, che mi hanno invitato a parlare a voi, ma in un posto così. La prima questione è bello, no? La bellezza, che è un tema come dire, molto, a cui noi teniamo molto nel progetto Vento. Perché in questo paese c'è bellezza da tutte le parti, tranne le cosacce che ho fatto negli ultimi anni, per il resto è davvero. Però, e così cerchiamo di capire perché se si apre, perché si apre. Perché, facciamo così, eccoci qua. Allora, perché un Vento, due parole per dire cos'è Vento e dopo immediatamente proviamo a dire perché è un progetto di territorio. Allora, Vento, e dico sempre così per farmi capire, è una ciclabile, è il progetto di una ciclabile. Quindi adesso potreste dire tutti voi, a me non interessa la ciclabile, buongiorno, buonasera. In effetti, se lo si vede da vicino, è proprio il progetto di una ciclabile. La ciclabile è una strada, alla fine, una strada piccolina. Ma ci interessa vederlo da lontano. Quindi da vicino a tutta la sua parte di ingegneria e architettura di cui non parliamo, ma che è fatta di pendenze, curve, asfalti, non asfalti e bla bla. E c'è anche questo, è una condizione che rende possibile quello che diremo dopo, quindi non dobbiamo sottovalutarlo. Però a noi interessa vederlo da lontano, a vederlo a quella scala lì. Da Vento sta per Venezia Torino. E a quella scala lì noi lo vediamo come un filo. Un filo, provate a vederlo anche voi come un filo. Come se noi prendiamo un filo e lo distendiamo nella pianura. E quando voi prendete un filo, lo distendete, questo filo diventa un
grande connettore, perché fisicamente non è un filo, è un filo che ha la pretesa di poter essere percorso. Questo non interessa molto, cioè non è un corridoio ideale, no? Su cui noi potremmo fare un po' di, come dire, speculazione intellettuale. No, questo vuole essere un filo pratico, una visione concreta, vuole essere qualcosa che è camminabile, qualcosa che è pedalabile, che quindi tutti possono frequentarlo. Questa è la cosa, perché poi esiste già un filo, se ci pensate, però chi può andare a navigare? L'accessibilità a questo filo è, come dire, è selezionata in partenza, oltre al fatto che non esistono, come dire, le condizioni di navigarlo. Allora, la nostra idea era quella di immaginare di lavorare su questi fili leggeri, quindi dove riattiviamo non solo la percorribilità, ma anche una particolare percorribilità, quella lenta, come magari diremo qualcosa dopo, che però ci interessa moltissimo, perché vuol dire rimettere le persone come formichine, rimettere le persone a stare nei luoghi, come prima diceva giustamente nella premessa l'architetto Moro. Stare nei luoghi, ma non fermi, stare itineranti nei luoghi. E quindi, stando itineranti nei luoghi, automaticamente si attiva qualcosa che è la successione di ciò che, passo dopo passo, pedalata dopo pedalata, io vivo in quei luoghi. Anche se non lo voglio, io vivo in quei luoghi. Allora, tutto questo diventa allora, dal punto di vista del territorio, la costruzione da una parte di una geografia, ma dall'altra anche di una responsabilità di quei territori, che vengono percepiti da un altro punto di vista, in una sequenza inedita, perché da Venezia a Torino, se noi andiamo, andiamo per autostrada, se noi andiamo, andiamo per alte velocità, il treno. E andando per autostrada, per alta velocità, stiamo da un'altra parte, stiamo qua, alti, da Torino si fa così, ecco la via. Quindi quelle terre basse non le frequentiamo. Allora, quelle terre basse in realtà hanno una straordinaria potenzialità, ma che noi non vediamo fondamentalmente, ci sfugge. Ma per riappropriarci di questa straordinaria dimensione, che non capiamo, allora l'idea è quella di costruire questi fili e su questi fili riportare la gente, non i ciclisti. Lo dico subito, non i ciclisti. A me dei ciclisti interessa fino a un certo punto. Il nostro progetto con l'università non nasce per soddisfare una categoria, quelli degli amanti della bicicletta, quelli degli amanti dello scarpone. Certo che loro potranno straordinariamente beneficiarne, ma l'idea, e noi ci teniamo molto su questo, è che questo è un progetto per i cittadini che domani si mettono un paio di scarpe comode e camminano, perché domani prendono una bicicletta, non necessariamente una super bicicletta, e cominciano a pedalare qua sopra. Però io a quel punto, da progettista culturale, mi faccio delle domande: se loro pedalano lì sopra, cosa vedono? Che cosa vivono? E soprattutto, come dico sempre ai miei studenti, cosa vogliamo noi da progettista fargli vedere, fargli vivere? Cosa vogliamo noi da progettista? Che voce vogliamo dare a quei territori? Perché noi dobbiamo dargli una voce, perché sennò chi passa non sente, non capisce. Cioè, se non sbaglio a me, dove c'era un sottotitolo, prima ne parlavamo, che è riconoscere i paesaggi, no, soprattutto. È molto bello, cioè nel senso che riconoscere, nel senso che tornare a conoscere i paesaggi e tornare a conoscere standoci dentro, vivendoli. Allora, questo diventa un progetto di territorio anche perché ci sono tante dimensioni che si intrecciano. C'è la dimensione culturale, c'è la dimensione estetica, c'è la dimensione del cibo, del gusto, c'è la dimensione dell'arte, c'è la dimensione di incontrare la natura, ma di incontrare, voglio dire, l'agricoltura. Le agricolture. Vi assicuro che pedalare da Torino a Venezia, da Venezia a Torino, facciamo per semplicità da Torino a Venezia, vuol dire passare da certi modi di fare il riso che ci sono nel Monferrato, e con quel modo di fare il riso, anche il modo di preparare i cibi del riso, la panissa, ad esempio a Trino, si arriva
con tutt'altro modo di fare il riso nell'Oltrepò Pavese, con tutt'altro modo di coltivare il riso nell'Oltrepò Mantovano, con tutt'altro modo di coltivare il riso nel Ferrarese. Ma questa sequenza non la devi se non la percorri. Allora, percorrendola scopri le diversità, e scopri che quelle diversità hanno un filo, nascono perché reagiscono a quei paesaggi, a quei territori, nascono perché le dominazioni, le famiglie, la storia, le economie hanno generato modi diversi di coltivare il riso, modi diversi di preparare le ricette, ma queste cose vogliamo che le vengano lette. Allora, il filo non è per ispessire i muscoli dei ciclisti, che ci interessa zero, ma è l'idea, è il progetto paese, è l'idea di rimettere i cittadini dentro i paesaggi che non riconosciamo più, non riconosciamo più perché ci spostiamo. Per me spostamento vuol dire muoversi da un punto A a un punto B. Quello che c'è in mezzo non mi interessa più. Da Bologna a Milano meno tempo ci metto, wow, più sono contento. Ed è esattamente la negazione di quello che c'è tra Bologna e Milano. Tempo fa un nostro importante politico, mi ricordo, che diceva: ma che bello, con l'alta velocità io posso, come dire, prendere un aperitivo a Bologna e cenare a Firenze. Vabbè, se abbiamo fatto l'alta velocità per questo, parliamo. Al di là di questo, che è veramente una cosa che non è degna di questo posto, però vuol dire automaticamente proiettare nella testa dei cittadini che esistono solo due punti: Bologna, Firenze. Quello che è in mezzo è un inciampo, una rottura di scatole, è qualcosa che non vale la pena starci. E quindi, se noi riusciamo velocemente a buttarcelo alle spalle, siamo un paese evoluto. Non è così. Non è così. Non può essere così. Certo, abbiamo bisogno di spostarsi velocemente. Io stasera torno a casa con l'alta velocità. Chiaro. Va bene, quindi. Però non può essere l'unico paradigma, lo spostarsi. No, c'è essere il viaggio. E nel viaggio deve essere pedagogico. Va bene. E l'altra questione è che è il progetto di territorio, perché riguarda non solamente quelli che si muovono, quelli che vivono lungo questa linea. Quelli che vivono lungo questa linea, vi assicuro, dopo magari vediamo le immagini insieme, beh, non se la passano bene. Non se la passano bene, perché in realtà è un'urbanistica fatta per punti notevoli, fatta di grandi rendite, fatta di investimenti laddove rende investire, è di fatto sempre più degradato, sempre più umiliato alcune terre di mezzo, no? Come ad esempio quella del Po. Poi se andate a Zara è tutto chiuso, se andate a Fontanetto Po è tutto chiuso, se andate a San Benedetto Po, un posto meraviglioso, l'Abbazia Canossiana, un posto bellissimo, e fai fatica a trovare una cartoleria. E la cosa più triste è che molto spesso in questi paesi non c'è un progetto. C'è un progetto per Milano, per Bologna, per Reggio Emilia, non c'è un progetto per queste terre basse. E quindi i giovani lo stanno, di cosa fanno? E quindi l'idea è anche quello di immaginare con queste linee di attivare un turismo sano, che dia la possibilità, di una possibilità occupazionale vera, duratura, concreta, bella. E questo è un altro tema. Ho litigato con un vescovo qualche mese fa, perché mi diceva il fatto che in una cittadina piemontese si apriva uno di quei enormi capannoni dove impacchettano le cose e le spediscono a casa, no? Diceva wow, lui benediva, così dice, tanti nostri giovani potranno lavorare. Io dicevo wow, sì, per carità, però è anche vero che qualità di lavoro è, parliamo, anche questo è un tema, che qualità di lavoro è, il paesaggio, la bellezza che abbiamo, quello è il destino, ma no, non può essere. Guardate qui dentro, quanto lavoro si può fare nel paesaggio, ricurando, riprendendosene cure e così via. Allora anche questo è sfidare un territorio, immaginare, consegnare a un territorio una linea e immaginare che su questa linea riallineiamo anche le politiche di governo del territorio. Quindi voglio dire, è chiaro che se domani avrò dei turisti in bicicletta che entrano dentro il centro storico di Loreo, un piccolo paesino sopra Adria, che in questo momento nel centro storico, in questa bellissima chiesa, è affollata di automobili,
noi. Dobbiamo anche dirgli di ripristinare la bellezza di quella piazza, di tutte le piazze. Casalmaggiore è una delle piazze più grandi italiane, pensate che Roma. Casalmaggiore, a due passi da Parma, non da Bologna. Casalmaggiore, e chi lo sa dove? Fai fatica a trovare da mangiare, eh? Allora lo dico perché fai fatica. Ma quella piazza è di auto, è bella. Allora, l'idea è anche stimolare il territorio, fargli provare a rivedersi che non sono più uno contro l'altro armati, ma fanno parte di una linea. E quindi le politiche anche di governo, le politiche di rigenerazione territoriale, proviamo l'idea, lo stimolo da parte di questo progetto, di università, è quello di stimolare anche me stesso, io teoricamente sono un urbanista, anche di stimolare me stesso a rimmaginare le politiche urbane come politiche che hanno questo come paradigma di riferimento. E vediamo cosa succede. Non so se sì, molto. Molto. Andiamo un po' più, ecco, questo progetto di territorio. Così fissa. Esatto. Allora entriamo più all'interno di alcune cose che lei ha detto. Tempo e spazio sono due fattori con cui questo progetto si confronta. Allora, queste due dimensioni, il tempo e lo spazio, sono due dimensioni cardine attorno a cui si è strutturato tutto il pensiero, almeno quello occidentale, e peraltro sono due dimensioni che sono oggi pesantemente messe in crisi dalla società dell'informazione. E, allora, entriamoci dentro. Il progetto Vento, come si confronta con il tempo e con lo spazio? Alcune cose le ha già dette. Ma lo spazio esiste ancora, perché Farinelli sostiene che, e ne parleremo tra due settimane proprio qui in questa biblioteca, Farinelli sostiene che la globalizzazione annulla lo spazio cartesiano come riferimento razionale attorno a cui sono costruite le nazioni, ma anche le regioni, diciamo. Rimangono però i luoghi. E allora cosa sono i luoghi per lei, il luogo di lei? Potremmo rispondere, Gianna. Io dico sempre che come dirò, ho un'idea di lentezza, perché chiaro che qui stai parlando, sbaglio sempre, l'ho fatto io, sbaglio sempre più caro. Io ho un'idea di lentezza, poi vediamo quella frase, come una grande possibilità di riconquistare il tempo. La lentezza ci consente di riconquistare il tempo. Va bene, vi assicuro, se voi vi regalate una passeggiata un giorno, mandate tutti via e vi fate una passeggiata in un luogo degno della passeggiata, riconquistate il tempo. È incredibile. Cioè, nel senso che anche lo scorrere dei passi, anche, come dire, pedalare a 20 all'ora, va bene? Capisci che è il tempo giusto per renderti conto di dove sei, cosa c'è attorno, che cosa ti dice quello che c'è attorno, per risentire un fruscio, per capire che esiste un fruscio. Va bene, può sembrare tutto romantico, però in realtà poi quando la gente fa questa esperienza dice ok, io ho capito. Cioè, no. Mentre tutto sommato la globalizzazione non è un luogo, perché è un vortice continuo che ti tormenta dalla mattina alla sera, va bene? E allora, cioè, non è che poi, per carità, non possiamo fare meno della globalizzazione, ripeto, io stasera manderò chissà quante mail, risponderò via WhatsApp in un tempo frenetico. Ecco, quindi non sto dicendo che wow, dobbiamo, come dire, annullare, però dobbiamo un po' difenderci, questo sì, questo ce lo dobbiamo regalare e credo che sia giusto. Quello che io ci tengo al progetto Vento, perché credo che non possiamo pensare nelle retoriche politiche dell'infrastruttura rapida uguale sviluppo. Non può essere solamente questo, non può essere solo questo. Non siamo fatti per andare a 250 all'ora, non siamo stati concepiti così, va bene? Poi, ok, ci andiamo, ripeto, io stasera ci andrò, però non può essere questo solo, come dire, il paradigma di riferimento della mia vita, non può essere. Allora, c'è una bellissima, c'è questo libro molto bello, che poi si racconta, non è la Dice del Tom, mi confondo sempre i titoli, Ermanno Rea, fa questo viaggio lungo il Po, e poi è un fiume strano, perché
non lo conosce vi consiglio di conoscerlo, perché tra l'altro è uno degli ultimi fiumi europei a corrente libera, va dove vuole, gli argini sono lontani dal corso dell'acqua. Se voi andate lungo il Danubio, gli argini sono lì, vi affacciate e vedete il Danubio, dagli argini del Po vi affacciate e vedete il Po, vedete gli occhi, vedete Golena, vedete agricoltura, e Po a volte si vede in fondo, va bene? Perché lui poi decide di andare dove è bellissimo, abbiamo magicamente, non ho capito come, in questo paese abbiamo, come dire, rispettato il grande fiume e siamo gli unici in Europa ad un fiume che va dove vuole, bellissimo questa cosa. Allora, Manorena, a un certo punto nel 96, fa questo viaggio, quindi parte in realtà dalla foce, torna indietro verso Torino, e in auto, lo percorre lentamente, intervistando, cercando di capire quei luoghi, cosa gli dicevano, e anche, come sempre accade, cercando di capire se stesso. A un certo punto scrive questa cosa molto bella, dice 20 km all'ora sono la velocità ideale, perché le cose cadono sotto il nostro sguardo, perché le cose che cadono sotto il nostro sguardo possono apparirci, guardate che bello, insieme concrete e fittizie. C'è un pioppetto, quando lo vedi passi lentamente, lo vedi, lì è concreto, però il fatto di riuscire a guardarlo, a mirarlo, che ti viene incontro e che ti sfugge via, ti suggerisce qualcosa. Anche il fremere delle foglie ti suggerisce qualcosa. Non te ne accorgi in auto 130, zero. E dice materiale e immateriale, 20 km orari costituiscono una sorta di durata aurea per qualsiasi nostra esperienza turistica avida di plastiche certezze, ma anche di archetipi, Questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito nel racconto di Ermanno Rea, perché effettivamente la cosa che ci interessa è riuscire a far passeggiare e pedalare le persone e regalare qualcosa di iconico, va bene? Qualcosa in cui che gli rimane simbolicamente. Può essere il pioppetto, ognuno ha le sue sensibilità, può essere un muro scrostato, può essere una frase di Fogazzaro con un contadino scritto sulla sua cascina, davvero vicino a quest'anno, va bene, può essere un cannocchiale visivo, può essere in fondo una cascina come ce ne sono tante, ognuno vede le sue cose, deve essere così. E paradossalmente io dico che quasi non le voglio le guide turistiche, voglio l'infrastruttura, l'infrastruttura deve essere ben fatta, deve consentire a tutti di poterci andare, perché ognuno poi ci deve leggere qualcosa, devo aiutarli nella lettura. Infatti prima discutevamo, noi stiamo provando a lanciare dei meccanismi anche progettuali per ridare parola ai territori, farli raccontare, perché il racconto è importante nel territorio, sono il territorio muto, però questo è molto bello, anche di archetipi, quindi qualcosa che ti rimane come iconico, e perché questo poi te lo ricordi, te lo porti dietro e lo leghi a quei paesaggi e attesta nei paesaggi, perché i paesaggi siamo, cioè alla fine è sempre un gioco di specchi, no? Tu vedi un paesaggio e vedi te, questo è sempre l'articolo 9 della nostra Costituzione, questo è fondante, noi in questo paese siamo quei paesaggi. Io non posso affacciarmi dal finestrino alla velocità e vedere quella roba lì e pensare che sono io. Non può essere solo quella roba lì. O guardare un capannone e dire che sono io. Non può essere quella roba lì. Di cose reali, ma anche di tutto quello che sembra nascondersi e forse effettivamente si nasconde dietro le cose reali. Anche questa cosa qui è molto bella, no? Le cose reali per noi oggi sono spostarci, ma dietro quelle cose reali, in fondo lì, c'è un altro modo di riconoscere i paesaggi, di stare nei paesaggi. E noi dobbiamo darvi, ripeto, come progettisti, non sono poeta, però come progettisti dobbiamo dare questa possibilità. Io credo che un paese civile è un paese che si rimette a investire su queste infrastrutture, perché queste infrastrutture io le immagino come pedagogiche, divertenti. Guardate che la parola divertente è molto bella, perché divertere vuol dire fare una diversione, cambiare, il divertimento è sempre qualcosa di sovversivo, e quindi è divertenti, devono essere divertenti, perché la gente deve camminare, deve pedalare divertendosi, non deve essere impegnativo, ma non deve accorgersi che in realtà non è impegnativo. E questo è un po' il gioco che forse ridà dignità al tempo, e finalmente se noi lo riempiamo ci aiuta a capire che gli spazi, questo lo dirà meglio di me Farinelli, un maestro su questo ci mancherebbe, alla fine
lo spazio cos'è? Un luogo a cui gli strappi via l'anima. È così, Freire dice una cosa del genere, dice molto meglio. Però di fatto noi siamo pieni di spazi, spazi dove mettere le auto, spazi dove mettere i rifiuti differenziati, spazi, cioè non sono luoghi quella roba lì. I luoghi sono quando io passo lungo la Francigena, un posto meraviglioso, andate a cercarlo su Google, che si chiama San Giacomo, vedo un angolo di paradiso, e dico, wow, ma qua i frati passavano qua. Allora senti, i frati sono lì, sono ancora lì, se lo vedi quel portale del 1000, dell'anno 1000 più o meno, allora quelli sono luoghi perché conservano un'anima. Allora ce ne sono tanti di questi luoghi, è chiaro che i luoghi hanno bisogno però di te che li leggi come libri, non hanno bisogno solo dello scrittore, hanno bisogno del lettore, cioè se no questo è un deposito, non è un deposito questo, perché in realtà è una fantastica biblioteca perché agonia al lettore, spera che arrivi un lettore a prendere un libro ed è lui che gli dà la vita del libro. E così gli spazi sono spazi perché noi non li frequentiamo. Nel momento in cui noi frequentiamo questi, cominciano a tornare a essere luoghi, questo è importante. E quindi noi guadagniamo, secondo questa un po' suggestione, guadagniamo, come dire, sia tempo che luogo. Poi c'è questa frase che invece è mia, quindi assolutamente possiamo applicarla. In realtà noi ci siamo accorti che anche la parola lentezza, se ti fermi un attimo, e già fermare vuol dire dominare il tempo. C'è un libro molto bello, compratelo, che è di Hartmut Rose, si chiama Rosa, filosofo tedesco, ha scritto questo libro molto bello che si chiama Accelerazione e Alienazione. Ed esattamente il gioco sta lì. Più vai veloce, più vivi alienato, estraniato, in astrazione da. E quindi più vivi spazi, non vivi luoghi. Vivi non luoghi che sono spazi, non vivi più luoghi. Se ti fermi un attimo, e la lentezza, guardate l'italiano che bello, perché nella parola lentezza c'è la parola lente. E quindi la lentezza ti dà questa possibilità, passando lentamente, di accorgerti di dove sei. E lo vedo, quando vengono con noi le persone, noi facciamo questa cosa, magari diremo dopo, che si chiama vento bicituro, anche se io dovrei fare altro nella vita perché faccio il professore, ma alla fine tutti in bicicletta, andiamo tutti insieme, dopo se volete, se c'è tempo, vediamo un piccolo video di qualche minuto sull'ultima esperienza di vento bicituro. Ma perché lo facciamo? Lo facciamo perché è una sorta di critical mass, nel senso di venite con noi, che ci siamo inventati questo progetto, che oggi è in parte finanziato, ma perché, che non si dice, perché voglio dire A, vogliamo farvi pedalare sulla ciclabile che non c'è come tanti Peter Pan, va bene, ma B perché, questo è importante perché i politici che decidono, i piccoli sindaci che sono lì, si accorgano di quello che stiamo facendo e capiscono che sono persone che stanno chiedendo questo, domandando. Allora l'esercizio di portare le persone a domandare a me affascina molto, cioè riportare le persone a chiedere e chiedere vivendo le cose. Allora in effetti poi quando le persone pedalano e vedono, come dire, un papavero, sapete quante foto di papavero ci hanno mandato? Ma è incredibile, cioè la gente vedeva questi campi di papavero, la giovane impazziva, non li avevano mai visti, la gente scendeva giù dalla bicicletta, si fermava senza neanche avvisare, gli altri gli andavano addosso, quindi qualche problema non abbiamo anche avuto, perché doveva fotografare i papaveri. Abbiamo centinaia di foto di papaveri. Ma questo ti dice qualcosa, ti dice che la gente nel momento in cui pratica la lentezza riguadagna il luogo. Si accorge che esistono i papaveri, wow! E sapete cosa si accorgeva anche? Poi, man mano poi l'osservazione, la gente la mette a fuoco, no? Quindi si stropiccia gli occhi e comincia ad accorgersi che i papaveri. Guardi, ma scusi professore, perché i papaveri da quella linea esatta, una linea precisa nel campo, perché i papaveri di là non ci sono? Agrofarmaci, cara. Ah, e quindi automaticamente il papavero, bellezza, lentezza, gli svegli la soluzione, cavolo, bio, allora bio, no, aspetta, bio è una cosa importante. Allora vedete come si chiude il cerchio di piccole cose pedagogiche e le ha scoperte pedalando. Quando abbiamo cominciato a raccontare questa cosa, che effettivamente i papaveri soffrono dell'agrofarmaco, non ce li hai, non c'hai i fiori in mezzo
alle coltivazioni se hanno spruzzato cose che ovviamente fanno in modo che ciò che non è prodotto non venga su. Questo è un altro significato. Quindi è, pensate, veramente la grandezza ci dà la possibilità di tornare padroni delle cose. Questo è uno schemino che noi usiamo, no? Vedete, la velocità, vedi solamente il profilo di alcune cose, ma che si impastano, totalmente si impastano. Io da qui a Milano le cose mi si impastano. Poi alcuni di noi hanno imparato a riconoscerle, per carità, però insomma, io mica devo fare dei progetti per i super esperti, io devo fare dei progetti per tutti, mica per i super esperti. E allora guardate cosa succede invece con l'ente, tutto si riaccende. Disegnino, per carità, però è per far capire che hai la possibilità. Ecco perché vogliamo che la politica impari a finanziare questi progetti non per i ciclisti, perché l'associazione della bicicletta non è che mi amino tanto, ma per il paesaggio, per rimettere tutti in bicicletta, tutto il paese torna in bicicletta. Io dico, venite, che è bellissimo, tutti in bicicletta, tutti venite a camminare, che è bellissimo. Devi farlo tutta la vita, per carità, però capite, secondo noi questo funziona, può funzionare. Allora quella linea diventa, capite, non più solo una ciclabile, non più solo una ciclovia, è tutto un pretesto, è tutto un pretesto. Oggi direbbero una fake, ma non è una fake, però è tutto un pretesto per riaccendere altro. Che ci interessa di più? Sì, molto interessante. Tra l'altro, cercavo di rileggere tutto il dibattito politico di questo ultimo anno e mezzo su TAP, sì, no? Anche alla luce di queste riflessioni, no? Quindi lento non perché ho paura del veloce, ma lento perché gli do un significato. Allora, questo andare lento, bellissima la frase di Rea, il ritmo del pedale è il ritmo giusto per leggere il paesaggio. E, allora, questa pratica della lentezza mi sembra che possa essere considerata una pratica contemplativa. C'è qualcosa di quello che lei ha detto, speculativa, perché mi fa ragionare, e anche estetica e forse anche pedagogica. Sì, non ne scelgo uno di questi. No. Li prendo tutti. Li prendiamo tutti? Sì, secondo me l'idea è sistemica, olistica, così diciamo la parola giusta. Però sì, in realtà sì. C'è tutto questo, c'è anche riavvicinarsi in modo semplice alle cose, c'è anche tutto il tema delle tradizioni, anche di tutto il pop che a me piace molto, no? Anche immaginare che anche la riconquista di un senso del paesaggio passa alla fine, vi assicuro che se voi andate a qua strada e fate due chiacchiere con un ciclista, è matto, è simpaticissimo. Ma perché lui però devi saperle vedere queste cose, quindi il nostro cruccio è come riusciamo a spiegare all'assessore di Brescello che questa non va bene, e che quindi deve rimandare indietro i finanziamenti per la promo commercializzazione della piazza di Brescello, che mi viene già male quando so che ci sono dei bandi di questo tipo. Allora, se voi andate dal ciclista, che non mi ricordo se è di Guastalla o di Gualtieri, adesso mi sfugge, è pazzo, curioso, perché lui ti mette a posto la bici, non è detto che ti faccia pagare perché non gli interessa tanti soldi, ma nel mentre ti mette a posto la bici lui ti racconta un po' di storie. E questo è fenomenale. È fenomenale perché queste persone hanno, e questa è un'altra dimensione contemplativa che è inedita, molte di queste persone che sono rimaste in questi luoghi, in Vito Teti, quel che resta, un antropologo, non so se un altro libro da praticare, un libro molto bello, Vito Teti, un antropologo calabrese, e che scrive questo libro molto bello, quel che resta, e noi oggi le persone, le donne e gli uomini che sono rimasti in questi comuni abbandonati dalla nostra modernità, dalla nostra, come dire, ansia frenetica della velocità, bene, le persone che sono rimaste là, molte di quelle persone, alcune purtroppo sono condannate, vorrebbero andare via ma sono rimaste impastate là, altre sono arrivate là perché sono state cacciate via dalle città, costavano troppo, costa troppo l'affitto. Devo andare lontano, mi sobbarco dei viaggi pazzeschi, ma altri invece sono rimasti là perché vogliono rimanere là, perché loro credono in quei luoghi, perché quei luoghi sono loro, e così questo ciclista. Quindi questo ciclista, come tanti altri, che tu scopri è davvero incredibile,
Quindi questa è bellissima scoperta, ti raccontano di loro, ti raccontano guarda adesso tu quando esci da qua non andare a destra, perdi tempo, gira di là, vai in quella piazzetta perché c'è una cosa molto bella e tu la scopri grazie a loro, sono delle piccole guide turistiche, ma non turistiche, di bellezza. Allora c'è anche questa dimensione anche che non so ancora come immaginare, perché è chiaro che, come dire, se il turismo diventa molto commerciale ti guida solamente su certi percorsi, no? Questo è un dramma. E quindi per quello che questa è un'altra discussione molto feroce che io faccio in alcuni incontri, in alcune riunioni con quelle che dovrebbero essere le agenzie di promozione turistica, che invece, come dire, mi sembrano molto devote ai vari tour operator che non riesco a capire perché, mentre io che mi sento uomo di Stato dico ma aspetta, a me non interessa come uomo di Stato, come dire, estendere dei tappeti rossi al tour operator di turno, che rispetto perché per carità, però che cosa mi interessa di nuovo? Mi interessa che quello l'ho imparato in Europa, mi interessa che la gente si muova liberamente, avete presente, come liberi su dei flussi che sono queste ciclabili predefinite, lì dentro poi si ferma dove vuole. L'esperienza estetica o l'esperienza poetica o l'esperienza della fatica, per quello è molto bello, quando fai 70 km, insomma arrivi al 70°, perché però se poi quando ti fermi e ti guardi dietro, cavolo che bello, ho fatto 70 km, anche questo fa parte, perché da sempre, da quando siamo al mondo, amiamo, come dire, pizzicare i nostri limiti, no? Pizzicarli e vedere se ce la facciamo ancora a fare quella roba lì. E questo ci interessa molto, quindi c'è tante cose in tutto questo, c'è l'estetica, c'è il gusto del bello, c'è la storia, c'è il cibo, c'è tante di queste cose. Bisogna, e questo qui ci vuole il progetto, immaginare che questi fili non devono essere progettati, come dicevo prima, solamente per settorialmente per la bicicletta, ma per tutto questo insieme di cose. E torna al discorso del progetto di territorio, di un certo territorio, come lo vogliamo questo territorio. Questa è la sfida. Quando stavamo conversando con il professor Pilari per preparare un po' questo incontro di oggi pomeriggio, io gli ho chiesto se si sentiva più von Humboldt, il naturalista, esploratore, o più Gauss, il matematico, che nella sua stanza, senza mai aver avuto esperienza del mondo, creava la sua rappresentazione del mondo. Allora discutevamo, io mi sento più Gauss, senza avere ovviamente le qualità di Gauss, però io non riesco a vedere una cosa se prima, non riesco a fare esperienza di una cosa se prima non l'ho pensata. E invece il professore mi diceva che si sentiva più von Humboldt perché nelle cose bisogna starci. Allora i ciclisti sono tutti esploratori? I ciclisti non esistono. No, mi piace molto perché una studentessa che sta facendo il dottorato con me, e proprio sui cammini, in questo caso stiamo studiando i cammini, stiamo studiando gli effetti che i cammini riversano sul governo del territorio, no? Anche gli effetti occupazionali, economici, e per studiare la cosa migliore è prendere questi bravi giovani come Rossella Moscale, c'è il dottorato, e dico Rossella, vai a Santiago per 4 mesi. C'è un centro di ricerca spagnolo dove stanno studiando molto cosa sta succedendo nei territori percorsi dal cammino di Santiago, no? E loro studiano, osservano, vanno. Allora lei è andata, è stata un'esperienza molto bella per lei, ogni tanto ci racconta, poi lei è napoletana, calabrese, ma veronese, e ha studiato a Milano, quindi a me piace tantissimo questo mix. E quindi non ha fatto una conferenza quando è tornato per spiegarci le cose, un po' alla volta vengono fuori queste piccole perle che ne ha imparato. E l'altro giorno, parlando degli studenti, diceva no, perché non dobbiamo parlare di pellegrini, ma di camminanti. Camminanti, che bello! Perché camminanti siamo tutti, i pellegrini già magari, cioè, si dà una dimensione religiosa che ti forza su qualcosa e tu dici allora io non ci vado, ho paura che poi mi convertano, no? Invece gli spagnoli le hanno insegnato che sono camminanti.
molto bella questa cosa. Qui i pedalanti sono tutti, non sono quelli che amano la bicicletta in super carbonio, che ci vuole, per carità, ma sono tutti. Io la prima volta che ho fatto 20 bici tour con i miei collaboratori, non avevamo un euro, e abbiamo detto, c'era una bicicletta in cantina, sì, tre biciclette in cantina, abbiamo tirato fuori, siamo andati con la nostra bicicletta. Prima volta che siamo andati, va bene? E l'abbiamo fatto. Quindi, e lì, cioè, noi non è che non l'abbiamo pensata prima la cosa. Per un anno, il progetto nasce nel 2010, l'abbiamo presentato nel 2012 al pubblico, nel 2013 abbiamo cominciato a pedalarci sopra per raccontarlo, cioè eravamo già andati, ne viviamo di sopralluoghi, io faccio sempre progetti con i piedi, è così, non con la testa, quindi da questo punto di vista sono più canale, mi piace fare progetti con i piedi, mi piace andare nei luoghi e capire i luoghi cosa mi dicono, cosa mi suggeriscono, come sono fatti, anche perché poi l'incontro con le persone, se fai dei progetti sul territorio, di territorio, che il territorio non è il tuo, a meno che io sono a Milano, faccio Milano. Se ho, come dire, la pretesa di lavorare su Luzzara, io devo andarci a Luzzara, se no di che stiamo parlando? Abbiamo prima criticato l'astrazione. Allora io da questo punto di vista credo che sia obbligatorio, come dico ai miei studenti che devono iniziare a lavorare sulla Francigena, siamo del Giudoso. Ho detto ragazzi, prima lezione ci troviamo qua via e camminiamo lì e cerchiamo di capire un po' di cose, perché questo è importante. È importante che nel progettista tornare a una dimensione carnale proprio, tocchi i muri dove passeranno i camminanti e vedi, cerchi di capire loro cosa vedono, tu guardando. Questo per me è importante, quindi ci vuole questa cosa. Dopodiché torni e pensi, riprendi la tua dimensione, come dire, riflessiva, che è importante, leggi, perché questo è senza leggere, io sarei un morto, e poi metti insieme le cose, poi le cose si mettono insieme da sole, tu non lo sai, ma dopo si mettono insieme. Quindi questo poi accade. Però non riuscirei a vedermi senza stare nei luoghi, non ce la faccio, non riesco, quindi ho questo difetto. Senta, la fotografia ha un ruolo in questo progetto, i pedalanti fotografano, c'è anche una mostra, poi di queste fotografie avete fatto una mostra, anche quella itinerante, anche quella in movimento. E allora approfondiamo un po' questo tema della fotografia, che è una fotografia in questo caso amatoriale, e dietro il termine amatoriale non si nasconde non lo uso in termini sminuenti, anzi all'inizio della storia della fotografia, la fotografia amatoriale era la fotografia in cui c'erano i contenuti, perché all'inizio della storia della fotografia la fotografia era riproduzione della realtà, insomma la fredda riproduzione tecnica di riproduzione della realtà sono gli amatori che nella fotografia introducono il sentimento e quindi i valori, per cui amatoriale in questo senso. La prossima settimana noi abbiamo Guido Guidi, che parleremo di alcuni suoi libri, uno di questi si chiama Per strada, e Guido Guidi è una persona che, lui non è un pedalante, non è un camminante perché è pigro, va in giro in macchina, però va in giro in macchina a una velocità che gli consente di fermarsi, di fotografare, poi di ripartire, poi di tornare in questi suoi continui viaggi. La conferenza di Guido Guidi si chiama Guardare con insistenza. Guido Guidi però è un artista, cioè, e quindi usa la fotografia come un linguaggio. Chi fa fotografie, i pedalanti del progetto Vento, tutti quelli che fanno questo tipo di esperienze, fanno fotografie non con ragionando appunto sulla fotografia come un linguaggio. Cosa c'è in queste fotografie? Michele Smargiassi, bolognese, molti di voi forse lo leggono perché scrive molto, lui è un grande sostenitore dei valori di tutta la fotografia che viene pubblicata sui social, lui li chiama i gattini, cioè le fotografie del gattino, del cane, che gli intellettuali considerano spazzatura, ma lui si rende conto del valore. E allora ecco, che ruolo ha
venuta fuori di conseguenza, l'avete pensata prima, penso che ecco. Ci dica un po' di questa condizione. L'abbiamo pensata prima, non scherzo. Allora, un minimo di contestualizzazione. Allora, siccome noi non, credo, non siamo un tour operator, ma siamo un'università di questo paese, e con questo allora la gente da qualche anno, da 3 anni, questo benedetto Vinto Bici Tour è aperto al pubblico. E noi ci teniamo che il pubblico faccia delle cose, non faccia solamente, come dire, atto di presenza, un pedaggio, no? Per tutte le cose che abbiamo detto. Allora, siccome siamo molto curiosi, un anno ci siamo detti, ma siccome non siamo convinti, cioè la cosa, sapete, i ricercatori sono sempre previamente, come dire, non convinti di quello che fanno, se no si fermano ed è un dramma. Allora ho detto, ma capiranno quello che noi ci teniamo che capiscano? Allora, pensaci oggi, pensaci domani, un anno ho deciso di chiedere a tutti loro di partecipare a un concorso che non era un concorso, dicevamo così, perché se no se dico la parola concorso bisogna notaio, non avete idea di cosa si apre. Allora, no, vi ho detto concorso come concorso, così automaticamente. E qual era l'obiettivo? L'idea era, ognuno di voi faccia una foto, mentre pedala, la cosa dei papaveri prima, no? Faccia una foto, tutti voi avete un cellulare in tasca, perfetto, fate una foto, quello che volete, non c'è nessun tema, zero, fate una foto, e poi ci pedala, va bene? E, non si vince niente. Lo dico subito, perché sennò guai. Però noi le selezioniamo, è l'iniziativa, poi abbiamo coinvolto il Museo di Fotografia Contemporanea di Milano, che gli è piaciuta molto l'idea, e che ci ha molto, come dire, spronato su questo, perché erano curiosi anche loro, stavano lavorando anche loro, sul capire la gente cosa vede e cosa fissa, va bene? E quindi si sono, come dire, sono buttati anche loro in questa esperienza, è partito, quindi Vento Bici Tour 2018, dire il vero, non 2019, ha cominciato la gente a fotografare, ci ha mandato queste, credo, 1500 foto, una cosa del genere, e dopo, insieme al museo, come dire, agli esperti del museo, Matteo Balduzzi, del museo di fotografia contemporanea, sono state selezionate, e nessuno, non so se qua va internet su questo computer, ma la rete. Se va la rete, sì, proviamo a vedere se riesco a farmi vedere qua. Se io faccio www. Allora, abbiamo lanciato questa cosa di tobicitour.it. Delle forcelle, e qui abbiamo attaccato
una selezione, 8 foto, sono venuti fuori 10 temi, paesaggio, animali, visi, fiori, quindi sono acqua, sono venuti fuori dei temi e con questi temi abbiamo costruito questa mostra fondamentalmente, che ha girato per una quindicina di posti in questo momento, è stata ospitata a Zara, a Pavia, a Torino, bla bla. E questo ci ha insegnato molto, le persone cosa vedono. Vedono cose che noi a volte immaginavamo, i paesaggi, ma cose che non immaginavamo, come delle cose minimaliste, dai sassi a, come dire, a delle espressioni dei visi, alla fatica, a cose che ci sembravano scontate, che ci sono qui capabili. Bene, quindi cose che invece tornano a essere, come dire, inedite, incredibilmente inedite nelle persone. Quindi questo ci aiuta anche da progettisti a capire che quando disegni il tracciato inaccettabile devi disegnarlo, come dire, a favore di propaganda, perché la gente deve tornare, l'interessa deve tornare a capire quelle cose. Per esempio, una delle e siamo contenti di questo, perché ci siamo accorti che c'erano molte fotografie di profondità, va bene? Quindi paesaggi aperti all'occhio, tantissimi di questi. E questo era anche dovuto a una scelta progettuale che noi abbiamo fortemente voluto nel progetto Vento. Il progetto Vento, la linea ciclabile, corre sopra le sommità arginali, vietato dalla legge, sappiatelo. Fino a qualche anno fa, gli argini, che sono a 5, 7, 3 metri dal piano campagna, sono esclusivamente utilizzabili dall'autorità fluviale, per l'operazione di polizia fluviale, tranne in alcuni casi dove sono stati concessi ai comuni dove passano le auto. Biciclette non era previsto. Noi abbiamo voluto che il progetto Vento camminasse da sopra. Perché? Perché vogliamo che chi pedala domini il paesaggio, cioè sia messo a 3 metri sopra terra e possa guardare oltre il pioppetto, possa guardare oltre la casa, possa guardare oltre l'ostacolo e fruire di una dilatazione paesaggistica diversamente come volevano costringerci, mi convincono con un apparato amministrativo, volevano costringerci in parte a correre al piede dell'argine. Al piede dell'argine non ci va lei, non ci vanno le persone perché non ci interessa pedalare, vedete? Questo deve far parte però dei criteri di progetto. Non ci interessa pedalare, ci interessa godere del paesaggio. E quindi stiamo sopra, ma non si può, vedremo se non si può. Questo vedremo, così è stata una sfida per il Politecnico Autorità Fluviale. All'inizio non si poteva, alla fine tecnicamente gli abbiamo dimostrato che non precludavamo l'accesso ai fondi agricoli di nessuno, non precludavamo la mobilità di nessuno, perché c'erano vie alternative per poter accedere ai fondi agricoli. E vabbè, quel tratto dove bisognava condividere con gli agricoltori, non è nessun problema condividerlo con gli agricoltori, ma non toglieteci la possibilità della bellezza, questo no, non fate. E infatti molte persone hanno fotografato profondità. Poi le foto erano alcune belle, altre assolutamente no, alcune erano mosse, vabbè, non era la gara artistica, anche se, come dicevamo prima, e questo lo rispetto, ognuno nel fare la foto ci mette dentro qualcosa, e questo va rispettato, è comunque un gesto artistico, va bene, certo, non sarà quello dei Guido Guidi, sicuramente, però c'è una innuce, c'è una volontà di rappresentare qualcosa. Nessuno ci ha mandato dei selfie, quindi non c'era un'auto di presentazione di te, di dentro o auto bravo, no, c'era una rappresentazione di quello che io vedo. E questo per me è molto importante, capire cosa vedo. Questo è davvero importante. Guardate che tanti anche portali, anche tante facciate, un'altra cosa che c'era molto spesso, che tu non avresti detto, eppure c'era sensibilità per la cascina, c'era sensibilità per il piccolo palazzo nel piccolo comune, c'era, gente ce l'ha. Quando la metti davanti alle cose, la gente le riconosce. C'era tutto il tema dell'acqua, è stato molto incrociato anche col tema dell'architettura delle bonifiche, che è un altro
delle architetture bellissime che ci sono nel Ferrarese, nel Piacentino, nel provincia di Padova, Reggio Emilia, che nessuno vede, quando loro passano e vedono, cioè si fermano fotografi, perché riconoscono che è un oggetto, questo oggetto bellissimo, queste due ciminiere che oggi ovviamente non vengono più utilizzate, che servivano per far andare, come dire, le idrovore, quando l'energia era a legno, il carbone, però oggi sono queste cattedrali in mezzo alla Valle del Po, è chiaro che le hanno fotografate, quindi le vedono, gli interessa. Quindi questo esercizio serviva a questo. Quest'anno, nel 2019, le abbiamo fatte disegnare, è stato più complicato. Gli abbiamo regalato tutti delle matitine, però anche lì, certo, c'è stato un po' più di resistenza, perché uno si vergogna, dice non so disegnare. Però per fortuna sono venuti quest'anno un po' di bambini, hanno dato il là, hanno incoraggiato loro gli adulti. E quindi la gente ha disegnato, davvero ha disegnato le cose più strane, ha scritto. Oppure ha letto quella frase di Fogazzata, poi la ricopiava sulla cartolina e ce la dava. Anche lì era un concorso senza vincere niente, intendiamoci. E questo è stato molto... Alla fine del tour, la gente aveva disegnato tre cartoline. Cioè non voleva disegnare all'inizio, si ritrovava a farne tre. Incredibile. E anche questo è molto interessante. Cioè, rimetti in moto alcune energie. A noi interessa questo del ciclabile, dei cammini. Quello di rimettere in moto energia, riportare le persone... come dicevo all'inizio, riconquistare una dimensione di spazio, in questo caso corretta, e di tempo, e scoprire che alla fine ha delle sensibilità che ficcandosi solamente nell'alta velocità andavano perse, insomma. Ce le ha le sensibilità, la gente ce le ha, assolutamente. Quando gli fai assaggiare delle cose buone, la gente dice buono, insomma, è chiaro che è abituato a mangiare panini di tramezzino mattina e sera, ma scopre che è buono e che il buono è lì. Perché l'altra idea è anche noi con Vento Bici Tour coinvolgere gli agricoltori, coinvolgere i piccoli produttori e la gente quando prende il riso, come abbiamo fatto quest'anno a Fontanetto Po, gli abbiamo detto guarda che il riso che stai mangiando lo produce Edoardo, che era l'agricoltore, che è ai campi dove siamo passati 10 minuti fa. Questo chiudere i circuiti è magico. La gente dice, oh cavolo, è vero, era la riserva, l'ho passato prima, questo è molto bello. Mi veniva in mente per parlarvi a una questione che riguarda gli sguardi interni e esterni, cioè gli sguardi degli autoctoni e gli sguardi delle persone che giungono a fare l'esperimento, l'esperienza, come si incrociano? Cioè, che cosa noi sappiamo che questa rappresentazione dello sguardo esterno è uno dei costruttori del paesaggio, no? Il paesaggio culturale ha bisogno di un'accensione esterna, da Goethe in poi, dal punto di vista letterario ed esperienziale. E in questa versione tua, come ha funzionato? Allora, noi devo dire la verità che agli abitanti dell'Occhio noi l'abbiamo fatto fare il concorso non concorso, quindi forse abbiamo sbagliato, effettivamente dovevamo farlo fare anche loro il concorso non concorso per capire come si guarda, però abbiamo scoperto, questo l'abbiamo scoperto poi tornando magari che ci invitano per qualche conferenza, per qualche dibattito, e col tempo, e soprattutto Vento Bici Tour, perché anche questo è molto interessante. Noi da progettisti, professoroni, no? Pensiamo di avere sulle nostre cattedre tutte le cose, che siccome le vediamo noi le vedono tutti. Non è così, le vediamo noi, non le vedono tutti. Per noi la carta che vi ho fatto vedere prima, che è parte del progetto, la vediamo noi, ma la signora Maria che ha la pasticceria molto buona a Bondeno, ecco, no, lei cosa vede? Vediamo come passiamo. Questo ha acceso anche la curiosità del progetto, è incredibile. E che lo volevamo, intendiamoci. Quindi, costruendo questo Truman Show, qui noi per finta, facendo finta che c'è l'evento, passiamo con 150 persone che si fermano, perché poi vogliamo che si fermino a mangiare, con un casale che ha fatto una cosa molto bella, c'è un assessore bravissimo, dopo se volete se vediamo il video la vedrete, un assessore alla cultura che è Dalia Carmi, molto brava, abbiamo costruito queste mappe che davamo a tutti quelli che sono venuti e dice ma guardate, noi abbiamo fatto delle convenzioni, non c'è uno sconto, ma semplicemente ci sarà un cioccolatino, ecco, ma andate in questi luoghi perché sono luoghi della tradizione, coniglie, bla bla bla. E questo ha aiutato molto i
i ristoratori a capire che esisteva una nuova popolazione molto attenta, e quindi dopo quel tempo hanno cominciato a vedersi loro e come dire, a non sentirsi persi, come dire, perché l'idea, la prospettiva che domani ci sarà un turismo itinerante e che entrerà in affrontamento Po, loro molto spesso ci dicevano: ma noi da quando c'è questo progetto una speranza ce l'abbiamo. Io impazzisco perché dico: Dio mio, cosa abbiamo combinato? Perché poi adesso qui per noi è un'enorme responsabilità, no, portare avanti. Però vi assicuro, e questo te lo dicono poi dei ragazzi a quest'anno che hanno deciso di non vendere la casa dei nonni, ma di farci un bed and breakfast, perché da quando c'è dentro sanno, una speranza c'è. Quindi loro proiettano in realtà quello che vedono, non è il loro paesaggio, non è il paesaggio, ma vedono, come dire, noi, quindi vedono altri che si interessano a quel paesaggio e dicono: caspita, allora questo aiuta. Questo ho visto, effettivamente quello che non vedono, devo dire, e questa è una sfida che onestamente io avrei bisogno della politica, ma non è preparata, quello che non vedono è che c'è bisogno di fargli vedere che in realtà chi ha Guastalla deve smettere di vedersi come Guastalla, ma deve vedersi come un punto del filo. Questo non riesco, cioè la dimensione poi è persa. Cioè tu sei lì, ma non ti accorgi che le acque che bagnano Guastalla il giorno prima bagnavano casa da Monferrato, è la stessa acqua. E quindi questo legame non riescono a vederlo, e quindi questo è da ricostruire. Questo è drammatico, perché è su questo che quando parlo con l'agenzia di promozione turistica io veramente mi arrabbio, perché continuano a proporre questo modello dell'autopromozione. Quindi ognuno deve promuovere il suo museo, la sua mostra, la sua sagra, e questo è uccide, ci fa diventare tutti nemici uno dell'altro, anche senza volerlo. In realtà sarebbe molto bello su Vento avere un progetto culturale che spazia nelle quattro regioni. Non esistono quattro regioni, esiste la Valle del Po, punto e fine delle trasmissioni, con tutte le sue guerre, le sue bellezze, no? E purtroppo non bisogna studiare la storia di Guastalla, i bambini delle elementari di Guastalla studiano la storia di Guastalla. No, ecco, questo non lo vedo, su questo bisogna lavorare, caro professore. Questo lo so. In modo pop, probabilmente, in modo leggero, perché se gli dici: guarda, ecco i tre tomi da studiare, anche no, non puoi così distruggi tutto. Questo lo sperimentiamo, direi, quasi quotidianamente noi come IDC, questo fatto che ogni museo del territorio è centro del mondo, e allora questa cosa va gestita con intelligenza, perché non bisogna né reprimere quella forte carica identitaria, al tempo stesso però bisogna dare la dimensione del filo. Quindi questo è veramente una sfida aperta, e noi stiamo cercando dei modi di essere come amministrazione regionale proprio nei confronti di questo aspetto. E prima di vedere il video, magari poi lasciare la parola ai presenti, ci sono diverse persone che si occupano di questi temi nella loro attività lavorativa, per cui forse avranno anche delle domande. Farei una domanda a bruciapelo al professor Pileri: se per tutto quello che ci ha detto e anche per come ha impostato il ragionamento, le chiedo se l'urbanistica e gli urbanistici servono ancora, o se ci passano gli scrittori, i fotografi, gli antropologi, gli artisti, i giornalisti, gli attivatori sociali. Dove mettiamo l'urbanistica oggi? Allora, secondo me ci servono, se tutti lavorano assieme. Se ognuno lavora da solo non ci serve nessuno di loro, forse, ecco. Cioè, gli urbanisti che fanno gli urbanisti da soli non servono tu. Ci servono gli urbanisti che cominciano a dialogare con i geografi, cominciano a dialogare con gli artisti, che si incuriosiscono con i botanici, che questo sì, gli urbanisti servono gli urbanisti che, non solo gli urbanisti professionisti, perché è chiaro che sono gli urbanisti che fanno il piano urbanistico del comune XY, per mandato devono fare quella roba lì, purtroppo, come dire, gli odio quando fanno vedere
vedere queste carte, i piani urbanistici, lo dico sempre ai studenti, no? Che vediamo queste carte del comune, oggi c'ho su Guastalla, prendiamo un po' Guastalla, poveretto, che non so niente della carta del piano di Guastalla, per carità d'amore, però tiri fuori le carte del piano e vedi il Guastalla e poi intorno, oltre al confine di Guastalla, bianco. È un classico dell'urbanistica, bianco, come se Guastalla improvvisamente diventasse un'isoletta. E invece no, di là c'è il territorio, ci sono altre aziende agricole, c'è un'altra storia, anche poi la stessa tua storia, ok? Eppure bianco. Ecco, quella urbanistica non abbiamo bisogno, questo sono abbastanza convinto, proprio non ce ne facciamo niente. Perché è ancora una proiezione per punti, e alla fine per rendite, perché tu ti occupi di quel territorio, ti occupi di quella roba lì, perché di quella roba lì devi immaginarti, pensa che roba, un'idea di sviluppo immaginandolo come un'isoletta, ma è già fallimentare di suo, iniziale, impossibile. Cosa vuoi pensare di sviluppo su Guastalla immaginandola da sola in mezzo a un oceano, che non è? Non può funzionare. Quindi oggi la sfida per me è quella di immaginarmi in un territorio enorme, vasto, che ha una sua dorsale, noi questa infatti la chiamiamo dorsale, che ha una sua dorsale, una dorsale narrativa che allora a questo punto l'urbanista deve per forza incrociarsi con quelle che sono le narrazioni lunghe, va bene? E quindi capire se ci sono dei contatti tra Guastalla e Casale Monferrato, o anche costruire dei contatti, perché sono delle storie interessantissime, anche storie sociali interessantissime, che noi possiamo rimettere insieme. Questo ci interessa, e su questo io ho imparato, personalmente ho imparato tantissimo dagli artisti, ho imparato tantissimo dagli artigiani, ho imparato tantissimo, come dire, frequentando in modo eterodosso altre categorie. Questo secondo me è la biodiversità che deve stare anche in questi progetti, quindi mi interessa moltissimo leggere Armando Lea, o leggere Farinelli, non è detto che debba leggere un urbanista, o leggiamo anche quello, per carità d'amore. Però credo che la sfida domani stia alla fine anche questa storia dei cambiamenti climatici fondamentali, ma i cambiamenti climatici richiedono a noi di cambiare, innanzitutto, no? Perché noi il cambiamento climatico è perché tu devi cambiare, così anche l'urbanista, appunto, devi cambiare, se no che facciamo? Come Cenerentola, Io peccato che non abbiamo tempo, perché dopo devo mantenere una certa serietà in questo posto, ma io la prima lezione in questo studenti, adesso ve lo confesso, dato che stanno riprendendo, così almeno non sono messo la gogna internazionalmente, ma sono andato a fargli vedere quei 4 minuti e 52 della fatta smemoria di Cenerentola. Perché è molto bello, andate a rivederlo. Perché c'è Cenerentola che vuole andare al ballo, presenta questo vestito come l'urbanista che vuole andare al ballo, il ballo del futuro, mi sono inventato quel ballo del futuro, e Cenerentola vuole andare nel futuro, ma non può darci tutto il vestito, non ha i mezzi, come l'urbanista, oggi abbiamo un futuro che è un ballo completamente diverso dalla nostra dimensione, di Cenerentola, va bene, e dobbiamo cambiare vestito. C'è una fatta smemorina che è il progettista, dicevo ai studenti, no? Che può aiutarci, ma guardate cosa combina la fatta smemorina, no, la prima magia che fa, non so se vi ricordate, poi cancellate questo pezzo, qual è la prima magia che fa? Beh, adesso non fate i super conti, lasciate a me, poi guarda Disney degli anni 30 era tanta roba, non è i cartoni animati di oggi, dai, nessuno sa qual è la prima magia che fa. Rimaniamo qua sempre zona. È che abbiamo i figli un po' grandi. Vabbè, ma perché la memoria? La prima magia che fa qual è? Dai! La zucca! E se voi andate a vedere i fotogrammi, fatelo. Io ci ho perso una domenica per preparare questa lezione. E fermate il fotogramma sul viso, la smorfia di Cenerentola. Cioè, che rimane così, siccome la zucca. Porca miseria, è che si vedeva già l'abito, no? E questa è davvero la sovversione, cioè che ne abbiamo bisogno. No, dobbiamo partire dalla zucca, che per me è partire da costruire questo filo, no? Lo strumento che ti consente di andare al ballo, va bene? Che non è la tua eleganza, sempre partire da te. E guardate che prima di arrivare al vestito, ne fa quattro di magia.
è incredibile, bellissimo quel pezzo. Cioè, e questo io credo che a me sia andato, lo dovevo trovare in modo per raccontare agli studenti che non possiamo partire da noi, da questa maledetta logica individualista, prima noi e poi il re, prima il giardinetto di casa mia con la siepe e poi il parco, basta. Questa roba non ci porta nel futuro, no? Prima il parco, poi se abbiamo tempo ci occupiamo del tuo giardinetto. Ecco, facciamo così. Una domanda che non è pertinente con Vento, ma è pertinente con Paolo Pileri. E come si collega questo tuo interesse relativamente recente, ma comunque da una decina d'anni, per il territorio vissuto in questa maniera, con la battaglia contro il consumo di suolo che appartiene a chi ti ha accompagnato e continua ad accompagnare? Beh, uno di noi ha tre personalità, no? Lascia fare. Allora, no, c'è un legame. La cementificazione che abbruttisce il paesaggio noi stessi è comunque vista per gli amministratori locali, per i cittadini, per le imprese, per gli urbanisti anche, come alla fine, come dire, una chiave per lo sviluppo, per la crescita, per il lavoro, per il futuro. Quindi da lì passa il fatto che noi possiamo creare lavoro, bla bla, no? E, oltre al fatto che poi c'è tutta una dimensione, la terra è mia e faccio quello che voglio, vabbè, questo qui è la... Allora, in questi comuni noi abbiamo, quando facciamo ricerca su queste dorsali cicloturistiche a scala europea, subito ci siamo accorti che, mi ricordo questa intervista che abbiamo fatto in Germania, che in realtà la Germania ha scelto di investire su un patrimonio che oggi conta 45.000 chilometri di robe così, 45.000 chilometri, cioè cosa vi spiego? Questi sono 700, non so, vorrei che guarda. E ancora non esistono. E ancora non esistono, 45.000 chilometri, in Germania hanno 150.000 chilometri di ciclabili, di cui 45.000 loro le chiamano di lunga distanza, che adesso hanno detto le parti tecniche così, ed era un fatto per produrre economie. Cioè a un certo punto in Germania cade il muro di Berlino, hanno messo in piedi una serie di argini per evitare che tutto l'est andasse nell'ovest. Era la cosa più facile e banale, ma anche la cosa più stupida, perché voleva dire immediatamente distruggere i tessuti sociali, che per carità avevano bisogno di crescere, però crescere non voleva dire traslocarli. Tra le iniziative, incredibilmente, noi avevamo avuto una giusta intuizione, c'erano queste linee lente. Cioè loro, la loro idea di fare ciclabili e cammini era per immaginare che di dare vita a un turismo che l'Ovest avrebbe fatto nell'Est, ridando economia nei piccoli comuni. Allora alla fine un chilometro di ciclabile costa 250.000 euro. Tu con 250.000 euro generi 5 posti di lavoro, non li generi con una villetta. Ecco qua il legame con il consumo di suolo. Smetti di consumare suolo e abbruttire questo paesaggio. Proviamo a ragionare su un'altra chiave. Guardate che se questi comuni assieme si mettono a fare l'unico consumo di suolo possibile con una pista ciclabile, va bene? Rifanno rigenerazione, recuperano le vecchie cascine senza consumare suolo, ci facciamo ostelli. E su questo dobbiamo inventarci qualcosa, perché ancora non l'hanno capito. Però riesci a fare molta più occupazione se questo è il tuo obiettivo, se il tuo obiettivo è la rendita fondiaria, dillo chiaramente al tuo piano urbanistico. Fammi piacere, giochiamo a carte scoperte. Se invece il tuo obiettivo, che fai finta da sindaco, ma io spero invece che tu lo dica veramente, è quello di rigenerare i tessuti sociali, ridare lavoro sul tuo territorio, inventarti qualcosa, beh, questo può farlo. Questo può farlo, senza consumare suolo. Pensa che roba. Però questo è il punto che noi abbiamo provato a sfidare, quando i comuni mi dicevano ok, ma che va, che barba, mi dici di non consumare suolo, che faccio? Così è. Io mi ricordo nelle serate quando ancora faccio a spiegare zero consumo di suolo, molti sindaci dei piccoli comuni che hanno anche delle pressioni pazzesche, dei forconi, di quelli che hanno le terre e vogliono costruire. Parliamoci chiaro. E soprattutto i grandi marchi vogliono andare a depositare lì, andate a vedere la logistica anche tedesca, dove si piazzano quel po', nei più piccoli comuni, che hanno una incapacità di reagire a questi enormi colossi che arrivano e chiaramente ti propongono, comprano i terreni, non vi dico i mediatori che prima arrivano, perché c'è tutto un mondo incredibile che
pesticidi da questo consumo di suolo. Pessimo. E non trovo una resistenza culturale di chi invece l'amministratore può dire no, noi abbiamo un altro progetto, noi abbiamo un'altra idea di territorio. Allora noi abbiamo provato a creare questi argomenti, no? Come dice Arthur Rosa, in Accelerazione e Alienazione, quello che può salvarci è produrre argomenti, dare argomenti alla gente. Hai un argomento, questo che sta in piedi, 5 posti di lavoro, economia, rigenerazione territoriale, recupero. È chiaro che poi ho bisogno della politica, non del povero sindaco di guastarla, così sempre prendiamo lui, poveretto, ma ho bisogno che poi il ministro capisca questa roba e non mi faccia finanziamenti per la promo commercializzazione. Ecco, chiaro, questo poi ancora manca. Quindi noi siamo molto convinti che qui si può recuperare una valangata di cose, vi assicuro. Se vi faccio vedere un po' di foto, ci sono vecchie a Villanova Marchesana, stiamo dall'Emilia, siamo passati in Veneto, per esempio c'è tutta una storia di fornaci, oggi abbandonate delle fornaci che domani possono diventare degli ostelli meravigliosi. Ho fatto una riunione stamattina a Parma con l'autorità fluviale dice noi abbiamo decine e decine di caselli terziari, di caselli idraulici che ormai non sono più usati perché non è più la guardiania, oggi è tutto tecnologico, quindi non è più guardia, però è la casetta del guardiano. Cosa facciamo? Proviamo per immaginare. Adesso io ho poi un'idea un po' strana che mi piacerebbe, che di non fare delle cose proprio tutte mercantilistiche, ma ho pensato, per esempio, se noi facciamo un accordo con le carceri, l'amministrazione carceraria, che oggi non si chiama così in un modo più elegante, ma siamo lì, io domani posso magari nel fare questi ostelli coinvolgere un po' di persone che hanno avuto un tratto buio nella loro vita e oggi cercano un lavoro e magari, coinvolgiamo loro, no? Recuperiamo questi caselli idraulici, immaginiamo delle operazioni di bed and breakfast gestite dagli ex detenuti, ma perché no? Però diventa anche inclusione sociale, possiamo inventarci tantissime cose qui dentro, no? Bisogna mettere lì i materiali, mettere insieme le cose, avere delle ambizioni, dei progetti, per avere la linea. Perché se non hai la linea, quella roba lì è vuota, nessuno ci passa. Se non passa, le comuni si fermano. Quindi bisogna avere la linea. È chiaro che quindi da un lato bisogna fare l'ingegnere, dall'altro bisogna fare il sociologo, dall'altro bisogna fare un artista, e così. Però questo è un po' il gusto, e l'altro bisogna fare il politico. E qui è un po' problematica la cosa, però è anche vero che ci sono dei sindaci qui dentro che oggi ci vedono tanto, tanto. Ed è bello quanto responsabilizzati, però ci vedono tanto. E questo ci fa molto piacere. Grazie. Gli stimoli sono stati veramente tanti, immagino che ci sia qualche ulteriore domanda, intervento, considerazione da parte del pubblico. Volevo fare così, Queste sono un po' di foto delle cose. Pubblico, visto che non avete risposto a Cenerentola, avete un sacco di domande raffinate. Allora, la domanda, io sono, lavoro con l'IBC e ci occupiamo anche di questi aspetti, soprattutto del coinvolgimento delle comunità. Quello che mi piaceva capire nel progetto è come si restituisce alle comunità il percorso che intraprendete, cioè in parte mi ha anche detto, l'ha anche raccontato dicendo che comunque vi vedono, c'è un coinvolgimento visivo, in parte c'è questa sensibilizzazione, però delle azioni dirette su quei luoghi per capire anche come creare una catena del valore che forse è anche il filo che deve collegare queste comunità. Perché tutte quelle cose che lei diceva adesso del recupero degli ostelli, della possibilità di fare delle cose anche con le persone con meno possibilità, sta nella consapevolezza anche di volerle fare delle comunità, che non sempre è l'elemento scatenante. Quindi come restituire alle comunità questo percorso, questo lavoro, che è anche un lavoro, cioè anche se piacevole. No, è un lavoro, ma intendiamoci, ci mancherebbe. Non sono io vento, non sono solamente io vento, sono in 6 peraltro che sono in fondo, e quindi è un lavoro, perché queste 6 persone io ci tengo a dire che sono tutti collaboratori pagati.
come si crea la comunità? Allora, tanto un nuovo, per usare questa bellissima, come dire, gioco che ha introdotto l'architetto Moro, carnalmente andiamo, le incontriamo nelle piazze, davvero è un po' romantica la cosa, ma a me piace, nel senso che nel 2013 io avevo tre roll-up, i soldi solamente per comprarmi tre roll-up, abbiamo comprato tre roll-up, andavamo veramente nelle piazze, tiravamo sui i roll-up, va bene, e cominciavamo a parlare, la gente si avvicina. Poi abbiamo chiesto alla gente di iscriversi a una nostra newsletter e oggi noi comunichiamo così, abbiamo 10.000 persone che sono le persone che vivono lì. Questo è, come dire, abbiamo scoperto che ci seguono tantissimo e dopo 20 bici tour funziona molto. Cioè quei giorni lì che non puoi neanche trattassare la gente nelle comunità locali per tutti i giorni che hanno altro da fare. Pure. Quindi tutto sommato funziona di più passare in quei luoghi e dargli una rappresentazione di quello che potrebbe essere, regalargli degli argomenti che per loro veramente vogliono dire speranza, come lo è per noi, ma alla fine è la stessa speranza, si riflette in modo diverso nella comunità. E poi dopodiché molte iniziative sono che negli altri 300 giorni, 330 quelli che sono, insomma, molto spesso noi torniamo in quei luoghi perché veniamo invitati, perché c'è la serata, perché e quindi continuiamo a raccontare, quindi alla fine è un racconto, la restituzione della comunità è un racconto ed è anche durante i giorni di 20 bici tour un enorme coinvolgimento. Io pretendo nell'organizzazione faticosa di questi 8 giorni 4+4, penso che non saranno più 4+4, pretendo a costo di proprio anche di litigare con gli sponsor che si mangia quello che produce l'azienda agricola locale. E quando tu scegli l'azienda agricola locale, loro si sentono rispettati tantissimo. E quindi questo alimenta un passaparola gigantesco. Quindi cosa c'è di meglio di coinvolgere le comunità locali che non visitarle, godere di quello che loro producono, andare nei loro musei, a Fedonica visitiamo i musei. E loro sono felicissimi, cioè ci scrivono per favore tornate. Quindi questo ha alimentato, noi abbiamo fatto così, come dire, ecco, senza processi partecipativi classici, se volete, abbiamo provato questa cosa, anche dicendo anche delle cose molto dure. Io devo dire che avete capito, ho una doppia personalità, quindi state lontani, nel senso che io dico molto, ragazzi, troviamoci. Va bene, ditemi tutte le istanze, ma poi decidiamo, fidatevi. Questa è una cosa che noi ci siamo giocati e ha funzionato. Cioè io ho sempre detto, io non ho nessun interesse qua, non ho nessun incarico, le comunità locali, noi come Politecnico non abbiamo mai chiesto un euro ai comuni, mai. Abbiamo sempre deciso che la dimensione mercantilistica non ci interessava. Quindi veniamo con questa idea, con questo progetto, che crediamo che possa essere una chance. Va bene, e non ti chiediamo un euro, sindaco. Va bene, poi qualcuno ci ha ospitato, qualcuno ci ha offerto una cosa, ci hanno regalato il riso, delle cose da baratto, ecco, ma non abbiamo mai chiesto niente. E questo forse anche questo ha aiutato, perché alla fine era un rapporto molto, come dire, diretto. Ecco, non ti sto chiedendo in cambio nulla. E dopodiché, fine, articolo 33 della Costituzione: noi siamo un'istituzione di alta cultura, va bene, non siamo qua per fregare nessuno, quindi fidati. Guarda, abbiamo fatto anche delle, allora, dopodiché ci tocca una dimensione di restituzione con le comunità locali tecnica, abbiamo fatto dei workshop per il tracciato, perché poi molta gente voleva che passasse nel suo comune e lì noi abbiamo deciso non passa nel tuo comune, perché il tracciato deve essere il più lineare possibile, non può entrare nel tuo comune, passa 3 km, tu cittadino, tu impresa agricola, azienda agricola, tu sindaco, avevi da fare per agguantare, per dire alla Regione Emilia Romagna di mettere a bilancio dei finanziamenti per fare la pista ciclabile che dal centro del tuo comune arriverà lì. Fidati, non possiamo passare, perché sennò diventa un progetto che anziché costare, è strano come l'abbiate chiesto, 160 milioni di euro, arriverà a costare 300 milioni di euro e non lo faremo. Fidati, si fanno così le ciclabili. Tu non l'hai fatta fino a ieri, quindi tu comunità locale non sai niente di ciclare. Quindi fidati.
guardate che questo è stato duro, eh? Io molto spesso sono arrivato a dire: avete solamente fatto delle ciclabili cimitero centro. È un classico, eh? Guardate, questi colonnelli sono pieni di ciclabili cimitero centro. Quindi, fidatevi, siamo qui per studiare noi, eh? Siamo andati in giro per il mondo a studiare come devono essere fatte, stiamo provando a farle, fidatevi. Questo ha ridisegnato un'altra mappa di relazioni, che hanno incuriosito molto. Chiaro che questo ci ha caricato anche di responsabilità. Io sono andato alla Camera dei Deputati due volte, chiamato a dire lì dentro cosa state facendo, poi più o meno, perché devono questo. E sono andato lì con le firme dei cittadini, perché nel frattempo facevano firmare i cittadini, i sindaci, un protocollo di intesa che non avevamo nessun titolo di far firmare, perché io non ho nessun titolo universitario di far firmare queste robe, mi spiegavo, scusate il termine, e quindi lo facevo firmare, e questo ha creato una relazione anche di fiducia, non so come dire. Poi abbiamo lavorato anche con gli assessori, come ho detto al ministro: caro ministro, vuoi fare il ministro? Questo è un progetto dello Stato italiano. Inizialmente, guardate, mi ha subito detto: ok, coinvolgiamo i comuni, diamo dei soldi. No. Questa è una grande dorsale che deve fare lo Stato italiano. Noi abbiamo detto così, mi ricordo a tutti i ministri, da Brai, a Franceschini, a Del Rio, tra l'altro tutti i miliani, no, Brai e Pugliese. Questo deve essere anche rimettendo nelle comunità locali l'idea che esiste uno Stato che ti sta facendo questa cosa, ecco. Perché questa idea del dal basso continuamente, anche no, perché guardate, vi faccio vedere un campionario di foto che ho delle ciclabili dal basso, dei cammini dal basso, e così rivediamo culturalmente il dal basso. Quanti di questi 700 km sono praticabili adesso? Questi 700 km sono praticabili a singhiozzo, cioè un chilometrino qui, un chilometrino là, quindi come se non ci fossero. Il 15%, ormai sarà diventato anche il 20%, è tecnicamente una ciclabile. Un altro 50% lo è di fatto, ecco, anche se legalmente non lo è. Molte sono i marginali nell'area di sinistra Po, quindi nell'area lombarda, di fatto sono asfaltate, molto praticabili, altre non lo sono affatto, anche se sui piani, ecco, l'urbanista sbagliato, sui piani regionali della comunità ciclistica appaiono tutte con delle belle linee verdi, come se tutto fosse praticabile. Non sono praticabili. Ci vediamo un'altra volta a dire le parole manomesse nelle nostre norme, per cui itinerario ciclabile nasconde come se tutto fosse ciclabile. Solamente mancano le ciclabili in questo paese, costruiamo la definizione in modo tale che ci siano. Davvero, il legislatore ha fatto questa roba, anche con l'associazione, tanto per dire, purtroppo anche a volte la pancia del paese come reagisce. Il risultato: noi non abbiamo un turismo itinerante. Il risultato: i parentieri, vi faccio vedere le foto del macellaio di viene il comune piemontese, che ha provato ad aprire, è rimasto, non è questa stavolta, aperto un anno, chiuso, basta, non ce la fa, non c'è nessuno. Vai nei paesi, fai l'eco, Yuhu, così. Piazza Minozzi a Rocca Bianca, andateci, fate l'eco. È così, non c'è nessun negozio aperto. Piazza Minozzi, bellissimo, Rocca Bianca. È così, vicino a una roba qui dietro casa nostra. Sono stato anch'io lavoro in IBC e sono molto incuriosita, perché ho spesso visto il suo nome associato a quello del paesologo e poeta Franco Arminio. Quanto vi siete nutriti a vicenda? Grazie. Questo mi onora moltissimo. Quanto ci siamo nutriti? Ci conosciamo, ma non abbiamo mai fatto cose assieme. Però mi interessa molto il suo sguardo, questo ci ha sempre molto intrigato, ci piace, perché in realtà lavora sull'intimità, lavora sul pathos, poco sul logos, che mi interessa molto, ecco, questo sì. Quindi mi piace molto, quindi assolutamente. Dopodiché però abbiamo bisogno anche di concretezza, intendiamo, certo? Perché se quando non abbiamo
cammino, una cicale fatta anche con dei crismi, per cui deve essere 2,5 metri, deve avere una pavimentazione, deve essere, rischiamo, attenzione, questo credo di averlo detto Franco Armiglio, rischiamo poi di costruire delle piccole cellule un po' velleitarie, un po' sofisticate culturalmente, che piacciono ad alcuni, ma noi abbiamo bisogno in questo momento di riuscire a fare qualcosa per molti, non per alcuni, per molti. Cioè, se questo paese deve essere salvato è per molti, ricordatevi i due numeri. Il 70% dei comuni italiani sono di 5.000 abitanti, parliamoci chiaro, questo è il nostro paese, è fatto così. Il 30% dei comuni italiani è sotto i 2.000 abitanti, il 23% dei cittadini italiani vivono nelle cosiddette aree interne. Allora, io mi chiedo come mai non ci sia una risposta per questo mondo, adeguata, non velleitaria, adeguata. Ci vuole, cioè, ripeto, come dire, Geografia commossa di un paese interno è un libro meraviglioso, intendiamoci, lo faccio leggere ai miei studenti, però noi dobbiamo riuscire a far diventare la poesia la cifra del nostro quotidiano, non so come dire, e lì abbiamo bisogno di infrastrutture leggere, abbiamo bisogno di produrre argomenti robusti che stiano anche nel sindaco, voglio dire, del comune di Guastalla, nel senso che mi piacerebbe che le loro discussioni in consiglio comunale vertessero, non so se è giusto, non sull'adeguamento alla norma XY dei lampioni, che per carità siamo contenti che mettano le luci a LED, intendiamoci, ma che a volte abbiano, come dire, l'ambizione di discutere di cose di poesia e di bellezza e bla bla. Qui Arminio ci aiuta molto, assolutamente. Bene, e ora forse un'ultima domanda, sì. Ancora ce la facciamo, poi andiamo. Posso? Ecco. Beh, io faccio vedere che poi chi va lo vede. C'era una cosa che io così pensavo, adesso sì, sto parlando, sono in fondo. Il discorso che verte sulle piste ciclabili, eccetera, per valorizzare questi borghi, questi posti che di solito sono isolati. L'isolamento però parte da delle politiche che sono state fatte di un certo tipo. E io trovo che potrebbe essere estremamente rivoluzionario, per esempio, fare dei trasporti tra i centri, i grossi centri abitati, le città, i capoluoghi di provincia, gratuiti, e questi invece comuni della cintura, che di solito sono dormitori. Perché? Perché il fatto di continuare a parlare di ecologia, di, insomma, per astratto, senza mai fare qualcosa di concreto, cioè come destinare le risorse, il denaro, potrebbe essere importante proprio il fatto che la gente non prende più la sua auto perché ha dei mezzi di trasporto adeguati, ha degli orari, per esempio succede che di domenica per raggiungere certi borghi qua intorno che sono stupendi non esiste nulla, perché di solito i servizi pubblici sono fatti per le persone che lavorano e magari li trovi alle 6 del mattino, alle sera tardi, insomma. Cioè è tutto un discorso, diciamo, che è stato costruito volutamente, insomma, dal dopoguerra in poi, che va cambiato, e va cambiato probabilmente anche con dei segnali, dei segni concreti, no? E secondo me il fatto dei trasporti in generale, trasporti pubblici gratuiti, invece che continuare ad aprire strade, fare magari chiuderle queste, cioè nel senso che intanto il traffico c'è, continua ad aumentare con l'aumento delle strade che si fanno, valorizzare l'artigianato, cioè spiegare ai ragazzi che è importante nella scuola non avere soltanto certi obiettivi o certe in mente, certe cose, quelle proprio che ti vengono inculcate magari in televisione, ma un altro tipo di come dire, di informazione, di formazione. Certo.
attrazione per le persone, cioè è un discorso che sì, va bene aprire una pista ciclabile e io sono felicissima che vengano fatte queste cose, però secondo me la politica dovrebbe dare dei segni molto più radicali perché è veramente da capovolgere un tipo di di impostazione che ci porta alla bruttezza, che ci porta a isolare quelle che sono le realtà invece più da valorizzare, insomma, perché la gente non vede più la poesia oggi, vive in questo turbine di pendolarismo, dico certo. Al massimo ci va la domenica per andare a mangiare nell'agriturismo, ma fare degli agriturismi non risolve da solo, ecco, questo volevo dire. No, allora io, come dire, sul fatto di andare nelle scuole a raccontare queste cose sono d'accordissimo, ma non bisogna parlare delle scuole a fare delle prediche, perché gli studenti ti mandano via, quindi bisogna anche trovare anche le formule per raccontare queste cose, che non è semplice. Ho fatto un'esperienza con ERA nelle scuole del Ferrarese, un bel match, mi sono divertito tantissimo, quindi presente il video, se lo vedremo, sarà per tutti, quindi bisogna attrezzarsi, quindi non è facile se vogliamo comunicare qualcosa ai nostri ragazzi, perché noi andiamo lì col cencio di Cenerentola e loro vogliono il vestito. Quindi comunicazione, come parliamo nelle scuole, è facile dire andiamo nelle scuole, ma a volte è meglio non andarci, perché io vedo delle comunicazioni nelle scuole che producono un effetto opposto drammaticamente. Quindi a volte preferisco prendere gli studenti e dire venite in bicicletta con noi durante le due, ce lo proviamo a fare e funziona molto di più. Quindi anche questo deve essere interessante. L'altra questione è che la questione dei trasporti è complicato, è vero che oggi le politiche sui trasporti anche in Piemonte soffre di questo perché sono votate alla grana, ai soldi, quindi è il soldo che comanda e non è un obiettivo di diversa natura, quindi questo è un problemone gigantesco, è un impoverimento culturale, ma non di cultura, di cultura che continua a immaginare le persone come pacchi da trasportare. Quindi tutto sommato anche se facessimo questi trasporti gratuiti, comunque noi staremmo immaginando sempre, e io su questo ho dei dubbi forti, di riproiettare politiche per punti. Ti sposto da un punto all'altro, da un punto all'altro, no? E comunque ti sposto. E tu non fai nessuna esperienza di paesaggio. Zarateri diceva il paziente non trarsi nei luoghi, era bellissima questa cosa, no? Paziente non trarsi nei luoghi, è un'altra questione. Dico anche un'altra cosa, che io credo che bisognerà arrivare a decidere che cosa vogliamo fare da grandi, non possiamo fare tutto. Che vuol dire tecnicamente, per parlare il linguaggio da professori, quando parlo ai politici dico, signori miei, dovete decidere per politiche selettive, non più per politiche additive. Cioè non potete pensare di fare con quel po' canottaggio, equitazione, ciclismo, cammino. Poi c'è anche come si chiama, motoscafo, poi c'è tutto, poi anche i treni, dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, una di queste cose, non ce la facciamo, quindi non possiamo immaginare il cicloturismo, il trasporto gratis, non ce la facciamo, cioè, lo dico perché la Danimarca ha deciso di investire 270 milioni di euro in 5 anni solo a Copenaghen, perché questa poteva, e non di disperdere questi finanziamenti in mille politiche sulla mobilità, preferisco chiamarla così, perché ha scoperto che se si incoraggiava la gente ad andare in bicicletta, andare a piedi, si riduceva la spesa sugli autobus, il trasporto sul TPL. Certo, perché se tu studi un pochettino scopri che alla fine le distanze che noi copriamo anche con gli autobus molto spesso sono poche centinaia di metri, pochi chilometri, tutto sommato la maggior parte della popolazione sta bene, potrebbe muoversi a piedi, potrebbe andare in bicicletta, bisogna aiutarli a volte a muoversi e risparmiare risorse sul TPL delle piccole, delle brevi distanze e spendere più soldi sul trasporto pubblico delle medie e lunghe distanze dove la gente poveretta soffre tantissimo per andare da qua a Traversetolo, va bene, perché lì è veramente un'odissea. Mentre tutto sommato per muoversi di 400 metri dentro Bologna o dentro Milano, wow, forse possiamo anche muoverci meglio, togliendo però un po' di auto. E qui la politica si schianta immediatamente, perché è chiaro che Bologna, con il centro storico che ha, io ho sempre detto a tutti i sindaci, è possibile che vedano tutte queste macchine.
fantastica città, ma com'è possibile? Quindi non si può aggiungere Mobike a Bologna e dire wow, sono green, guardate che sindaco green che sono, ma che green? Cioè devi togliere le auto e aggiungere le bici. Questo sì, quindi vuol dire che hai fatto politiche selettive e pedagogiche, invece additive, non stai insegnando niente ai tuoi cittadini. Questo è il parlamento della libertà. Ah, ma io facendo così i miei cittadini possono scegliere quello che vogliono, è bravo, però muoiono scegliendo quello che vogliono. Quindi non credo che ce la faremo, onestamente, per carità, l'idea quella del trasporto, però dobbiamo capire noi che cosa vogliamo far fare da grandi cittadini, e non credo che da grandi gli dobbiamo far fare quello che vogliono, perché ragiono con la pancia, se ho la macchina alla fine uso la macchina, se posso posteggiare sotto casa, perché devo posteggiare 50 metri là? Vi invito a fare processi partecipativi per dire ai cittadini di posteggiare 50 metri più là, le sere, a fare incontri. In Copenaghen sapete cosa ha fatto? Socialdemocrazia, vera, non si capisce più il socialismo cos'è. Senza fare nessun incontro di partecipazione, dico Bologna, non so che dico una cosa che mi ferisce, 5% degli stadi di parcheggio a Copenaghen sono stati tolti all'anno senza chiedere niente a nessuno. Fine. Oggi tutti quelli di Copenaghen sono felici di andare in bicicletta con la neve. Il cambiamento climatico non è che lo negozi con i cittadini, lo dice anche il Papa dell'Enciclica, è un'urgenza su cui dobbiamo rispondere con un po' di sana politica radicale, che per poterla fare devi saper gestire gli argomenti, e qui ci rischiantiamo, devi saper gestire gli argomenti. È facile dire, noi abbiamo la plastica, adesso abbiamo ripreso tutto il tempo la bottiglia di plastica, vabbè. Che non vuol dire semplicemente non abbiamo la borraccetta, certo che abbiamo la borraccetta, ma vuol dire capire la filiera della plastica, capire come devi vivere nella città oggi, vuol dire di avere gli argomenti per far politica. Accomodatevi. Dobbiamo lavorare su questa cosa qui. Arthur Rosa ha ragione, accelerazione e reazione. Beh, grazie davvero professor Pinelli, gli stimoli sono stati tantissimi e anche molto operativi, alcuni. E alcuni anche utopici, ma io godo dell'utopia, come diceva un poeta sudamericano, che serve l'utopia? C'è una bellissima storia che lo racconta, l'Arminio, alla fine cosa serve l'utopia se non riesco mai ad acchiapparla? Serve proprio camminare. È interessante queste cose, no? E allora amiamo tutti l'utopia, ci piace dentro l'utopia. Bene, grazie, il video non lo possiamo vedere perché sono le 7:30 e dobbiamo andare, però sul sito penso che ci sia, sul sito di Vento, perché avete visto anche gli indirizzi web, per cui grazie ancora professor Pilari, siamo davvero